Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi presentiamo la crostata amalfitana. Questo dolce prende il nome per via dei suoi ingredienti, come i limoni di Amalfi, e l'accostamento dei gusti, amarene e crema, diffuso soprattutto nel sud Italia, in particolare in Puglia e in Campania. Ogni morso di questa torta è come una coccola. C'è questa crema molto vellutata e queste amarene leggermente aspre che si sposano alla perfezione, il tutto racchiuso da un guscio molto friabile di frolla. Cosa posso dirvi? Non vedo l'ora di prepararla. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo a sgocciolare 150 g di amarene sciroppate. Nel frattempo mettiamo in un pentolino 100 ml di panna fresca, 400 ml di latte intero, la buccia di un limone biologico e i semi di una bacca di vaniglia bourbon. Diamo una mescolata e lasciamo sfiorare il bollore. In una ciotola mettiamo 80 g di zucchero, 4 tuorli e mescoliamo per bene. Poi aggiungiamo 45 g di amido di mais e lo amalgamiamo al composto. Aggiungiamo, poco alla volta, il composto di latte tiepido. Mescoliamo con un frustino e lo trasferiamo nella pentola. Togliamo la buccia di limone e cuociamo a fuoco medio, continuando a mescolare finché si addensa. Quando il composto sarà denso, cuociamo per un altro minuto. Trasferiamo la crema su un piatto, copriamo con pellicola trasparente e mettiamo da parte fino al bisogno. Qui abbiamo 330 g di farina 00 e aggiungiamo 140 g di burro morbido. Amalgamiamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto dalla consistenza sabbiosa. Poi aggiungiamo 100 g di zucchero semolato, 8 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, un uovo intero e due tuorli. Amalgamiamo gli ingredienti e infine aggiungiamo la buccia di due limoni di Amalfi che ci ha donato il fruttivendolo del negozio Fruttalè. Impastiamo per bene finché tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati. Copriamo con pellicola alimentare trasparente e mettiamo in frigo per 15 minuti. Tiriamo la frolla fuori dal frigo e la adagiamo sul piano da lavoro infarinato. Stendiamo l'impasto con un mattarello finché raggiungerà uno spessore di 7-8 mm. Poi lo arrotoliamo sul mattarello e lo adagiamo su una teglia da 22 cm imburrata e infarinata. Togliamo l'eccesso di frolla e aiutandoci con le mani la facciamo aderire bene alla teglia. Per rifinire i bordi ci aiutiamo con un coltello. I pezzi di frolla rimanenti li mettiamo in frigo fino al bisogno. Riprendiamo la crema e togliamo le bacche di vaniglia. Riprendiamo anche le amarene sgocciolate e le posizioniamo qua e là sulla base. Aggiungiamo tutta la crema pasticcera e la livelliamo per bene. Mettiamo un po' di amarene in superficie qua e là per un tocco di golosità in più. Riprendiamo la frolla avanzata e la stendiamo a 3 mm d'altezza a formare delle losanghe di 1,5 cm di larghezza. Andiamo ad adagiarle sulla torta formando dei rombi. Cuociamo a forno preriscaldato ventilato 160 gradi per 30-35 minuti. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo raffreddare completamente nella teglia. Quando sarà fredda, metteremo la torta in frigo per una notte.
Per un fatto puramente estetico, abbiamo aggiunto qualche amarena in più. E voilà! Ammirate che meravigliosa torta abbiamo creato! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa crostata amalfitana. È un dolce davvero spettacolare. La crostata è bella friabile e la crema pasticcera è vellutata e ha uno stupendo profumo di limone di Amalfi e vaniglia di Bourbon. Inoltre le amarene, che sono leggermente aspre, si sposano alla perfezione con la crema, donando un contrasto di gusti davvero notevole e pazzesco. Insomma, è fantastica, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Mi raccomando, visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.